Buongiorno a tutti, sono il colonnello Paolo Abrate e sono il nuovo comandante del comando provinciale dei carabinieri di Piacenza. È un vero piacere essere qui e posso dire che il nostro sguardo è rivolto al futuro ed è rivolto alla cittadinanza e alle istituzioni nei cui confronti dedicheremo il nostro massimo impegno. Veramente impegno ai fini di garantire la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni di Piacenza. Il mio obiettivo personale, come ho fatto poi in tutti i luoghi dove sono andato, mio e dei miei collaboratori, è quello di guadagnare la fiducia. La fiducia è una cosa che si guadagna giorno per giorno, si possono fare grandi dichiarazioni di intenti, ma è poi con i fatti che si ottengono le cose. E la mia promessa, il mio impegno è proprio quello di dedicare ogni mia forza e energia alla tutela della cittadinanza di Piacenza e della provincia di Piacenza. Il nostro massimo impegno è quello che attraverso la vicinanza, la fiducia si ottiene conoscendo, quindi il nostro impegno sarà quello di rimanere sul territorio, di continuare a svolgere una vicina, empatica, assistenza ai cittadini che ci chiedono aiuto, perché dobbiamo sempre ricordarci che chi viene dai carabinieri normalmente ha un problema grave, pericoloso che lo interessa, e quindi proprio questo è il mio approccio e quello dei miei collaboratori. Ho cominciato ieri andando a presentarmi a tutte le varie autorità e istituzioni di Piacenza, quindi ho cominciato dal sindaco, dall'autorità giudiziaria, perché credo che lo Stato nella sua interezza è composto da varie parti e tutte collaborano insieme per il raggiungimento di un fine, quindi nessuno da solo può ottenere un risultato. E quindi il mio primo approccio è l'intesa con il prefetto, con le altre forze di polizia, con la magistratura, con le amministrazioni comunali. E se pensiamo anche all'emergenza Covid, anche a tutte le autorità sanitarie, cioè lo Stato sinergicamente ha bisogno di lavorare insieme e l'Arma dei Carabinieri vuole e deve essere in questo corpo. Siamo un'istituzione che dedica veramente tanto della propria anche individualità al servizio della cittadinanza e quindi è chiaro che è una cosa che ci ha segnato molto. Devo dire che mi sento onorato di essere qui a Piacenza, di poter portare questa divisa nella città e nella provincia. Non è semplice, me lo faccio veramente con orgoglio perché so quanto i miei carabinieri si impegnano e quindi è giusto affrontare a testa alta la nostra quotidianità. Colonnello, meno importanza per i numeri nel futuro? Numeri intesi come arresti, come... Allora, per quanto riguarda gli arresti, gli arresti sono disciplinati dal codice di procedura penale. Quando uno viola le norme del codice penale secondo le procedure dettate dal codice di procedura penale, deve essere arrestato. Immaginate una persona che viene violentata, che viene rapinata, e io individuo il rapinatore o il violentatore, è chiaro che io lo devo arrestare. Quindi quello che chiederò ai miei carabinieri è il massimo impegno e la massima aderenza al dettato normativo, finalizzato a svolgere l'attività preventiva e repressiva. Tutti quelli che devono essere arrestati devono essere arrestati perché sono persone che minacciano la collettività. Non sono uno che guarda alla statistica, non è quello. Però al verificarsi dell'evento chiederò un intervento adeguato e veramente rispondente a quello che è il quadro giuridico.